Ciao a tutti, ben ritornati al vostro Andrea Incantoni di nuovo video di Yo-Kai Watch. Oggi sono su Polpa Anime, non su Spiritossi, perché come avete visto ho sbloccato il video del mistero e quindi insomma mi serviva una copia di Polpa Anime perché io ho Spiritossi. Ad ogni modo, oggi vi farò vedere come prendere Robonian o Robonian, penso sia più corretto Robonian. Dunque, Robonian serve oltre ad averci la squadra anche a sbloccare una missione, o meglio, ti serve per avanzare nella missione che poi vi farò vedere più avanti. È una missione molto importante perché servirà a prendere uno yokai importante che serve a sbloccare un sigillo, serve per completare il gioco al 100%, proprio quello che vorrei riuscire a fare io con Yo-Kai Watch 2. Naturalmente, quando uscirà Psychic Spectre in Italia lo giocherò, ma non lo completerò al 100%. Vi farò vedere tutti quanti i boss che non ci sono qui e che naturalmente sono su Psychic Spectre. Però insomma, non è che faccio come ho fatto in Yo-Kai Watch 2, che catturo, cerco di catturare più possibili, mostro tutto. Poi non lo so, dipende da come vanno le cose, perché se i boss opzionabili sono gli stessi, e credo lo saranno, di Yo-Kai Watch 2, Spiritossi e Polpa Anime, è inutile che vi faccio vedere. Vi venite a vedere i video precedenti. Dunque, siamo nella scuola di Arrilandia. E abbiamo trovato Chiusella. Ciao, io sono Chiusella. Chiusella, ma certo che ti ho riconosciuto. Beh, che bello rivederti. E per di più fuori dalla toilette, il che è davvero sorprendente. Se sto giocando come Katie è perché, beh, no, ho giocato Spiritossi col maschio. Anzi, due salvataggi su Spiritossi, sempre col maschio. Polpa Anime, insomma, volevo vedere se cosa cambiava nella storyline di Katie. Cambia solo la nonna e il nonno. Questo cambia, non cambia nient'altro. Allora, andiamo avanti, vediamo. Chiusella ci dice: solo perché mi chiamo Chiusella non vuol dire che sto chiusa in bagno. Oh cielo, ti prego di perdonarmi, non volevo offenderti. Ad ogni modo, Whisper ha la stessa voce dell'altro Whisper, sempre lui, no? Ad ogni modo, cosa ti porta qui? Ho visto qualcosa fuori dalla finestra, stavo cercando di ritrovarlo. Ce ne sono di cose da vedere fuori dalla finestra. Di che si trattava? Uno yokai che volava su nel cielo. Ah sì? Gli yokai volanti non sono così rari però, giusto? Anche quelli felini? Un gatto yokai volante? Stupidaggini. Non lo so, non scordatevi quella volta che Gibanyan è caduto dal cielo. Ah, sì, è vero. Però mi piacerebbe saperne di più sul gatto volante. Dovremmo chiedergli ulteriori dettagli? Ecco, guarda il cielo, sì. E Chisella, dove hai visto esattamente questo gatto? Ah, presso le montagne. Ah, non è che restringiamo molto il campo, puoi essere più specifica? Non certo per te. Come dici? Ehi, Kate, conosci quel gran picco chiamato Monte Mediano? No. Sì, a dire il vero, ho già avuto l'occasione di andarci. Quella è la montagna dove vedo sempre un gatto yokai che vola sulla cima. Sempre, a parte oggi. Hai capito cosa dobbiamo fare, vero, Kate? L'ho chiamata Kate perché Kate, insomma, non mi piaceva. È il nostro dovere scalare quella montagna e dare un'occhiata. Ok, questa storia mi incuriosisce. Secondo la nostra unica pista, il posto migliore è la cima di Monte Mediano. Bene, andiamo a scalare quella montagna. Ehi. Me lo direte se lo trovate sul serio, sì? Ho sempre desiderato incontrare un gatto volante. Certo, quando tor... Quanto torneremo? Oh mio Dio! Non ci credo, errore gravissimo! Non me ne ero mai accorto io che voce Spiritossi! Quando torneremo? Ti prometto che sarai la prima a saperlo. Questo succede quando ci lavorano poche persone italiane. Cioè, è un errore gravissimo, eh? Mamma mia. Giuro che non l'avevo notato la prima volta che ho giocato a Spiritossi. Anche perché stavo giocando per conto mio, quindi io quando leggo una frase sbagliata tendo a leggerla preciso, quindi può essere che non ci ho fatto caso. Però me ne sono accorto stavolta, incredibile. Può essere che perché sto giocando sullo schermo della televisione? Boh. Perché se io in genere quando gioco ai videogiochi, che gioco per conto mio, non gioco con la card capture, gioco semplicemente con lo schermo piccolo del 3DS. Ad ogni modo, dove sta? Eccolo va. È piuttosto facile farlo entrare nella lente yokai.
cercarlo con la lente yokai. Perché comunque sia, è facile quando stanno più lontani. Chi mi stava cercando? Wow, un gatto volante yokai, proprio come aveva detto Chiusella. Errore, io non sono un gatto. Io sono Robonian. Un robot? Che delusione, non è affatto un yokai. Al contrario, ha tutti i segni di un autentico robot yokai. In alcun senso, come può essere se è un robot con un yokai? E cosa ci farebbe un robot yokai in cima alla montagna? Correzione, io provengo dal futuro. Cosa? Sì, nel futuro saremo padroni del viaggio, nel tempo. Stai scherzando? Scansione, scansione, beep, scansione completata. Tu possiedi un'impressionante collezione di yokai. Ehi, grazie, sei gentile a notarlo. Non mi piace dove sto andando a parare. Sufficienti campioni di quest'epoca sono stati scansionati. Ah, ci facciamo 3 lotte forse, mi pare? Sì, la prima non combatte al pieno, la seconda combatte a metà forse, la terza al 100%, non mi ricordo sinceramente. Proposta, testerò me stesso contro di te. Iniziare battaglia. Tutti gli status a posto. Preparazione della battaglia, massima. Ok. Sarà piuttosto semplice comunque se Robonia ne ha 30... 35 o 30, non mi ricordo. Drago Reale l'ho fatto evolvere perché ragazzi, cioè dai. È una belva. Certo, è un po' deboluccio per il livello che ha, eh. Però quando arriva da 50 in su è tremendo. Jibakoma non l'ho mai usato, se devo essere sincero. Lo provo qui con voi per la prima volta. Sembra sia fuoco. Variegato. Uela! Shogunian pure quanto... Ah, Shogunian fa paura. Poi con Furio fa audace, quindi, insomma. Ah, Amoroso è poi di supporto, è vero. Eccolo qua, è finita. Grazie a Furio. Fatto. E una è andata. Comunque sia, lui dice che non combatte al massimo. In realtà combatte sempre al massimo. Tranquilli. Danno oltre 50%. Consigliata ritirata. Ora, bene, vado. Congratulazioni. Sebbene non sia al massimo potenziale, sei stata brava. Non al massimo potenziale vuol dire che si stava trattenendo? Scansioni indicano un'area affascinante nei tuoi dati. Area designata Valdoro. Devo investigare questa Valdoro per ulteriori campioni. Quindi il suo prossimo obiettivo è Valdoro, eh? Affermativo. Selezione del bersaglio. Ha intenzione di combattere qualcun altro, ma chi? Lo scopriremo solo seguendolo. Bersaglio selezionato. Procedo verso le nuove coordinate. Valdoro. Tornerò. Allora, da Valdoro dove andava? Non mi ricordo se andava direttamente alla Torre Magnifex, però comunque sia va alla Torre Magnifex. Allora, il team l'avete visto, insomma, non è che sia un team chissà di quale potenza, di quale portata energetica, però insomma mi piace la combinazione che ho scelto. L'unico yokai della storia che ho ottenuto è Furio, tanto per capirci. Allora, ho attivato la navigazione perché non mi ricordo se va direttamente alla Torre Magnifex, ma mi sembra di sì, quindi sapete che faccio? Mi teletrasporto con Traspec direttamente lì, perché mi pare che va direttamente alla cima. No, non va direttamente alla cima. Purtroppo non mi ricordo dove va prima. Ah, dalla cima del Monte Medina. Ah! È vero! Ora mi sono ricordato. Sì, praticamente va in cima alla montagna della Selva Oscura. Sì. In cima al Monte Selva Oscura va. È vero. Mica mi ricordo poi perché su Yokai Watch Spirit Ossi sono andato sul Monte Selva Oscura. O stavo facendo la missione e ho controllato col binocolo e quindi ho visto Robonian. Potrebbe essere, non mi ricordo. Qui c'è una ragazza, che missione c'ha questa?
Laghetto dei pesci gatto. Ah, ok. No, 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 questa è un'altra missione. Questa la farò in un altro momento. Ah, controlliamo con la lente yokai. Con la cicla lente yokai. Buonanotte, Andrew Link. Di qua, ok, questo sicuramente. Se non era l'altro, era questo. Perfetto. Dove sei? Dove sei? Irobonia. Oppla. Hai trovato Robonian? Bene. Chi mi stava cercando? Ancora? Tu? Ti ho trovato Robonian, spero non sia troppo tardi. Hai attaccato qualcuno? Le mie scuse, lo scopo di Robonian è di collezionare. Dati di battaglia. Attaccare è necessario. Andare in giro ad attaccare le persone è molto scortese, sai? Dati di battaglia insufficienti. Devo raccogliere altri campioni. I tuoi campioni sono i migliori. Procedo con la raccolta. Oh no, non di nuovo. Sì, di nuovo. Iniziare la battaglia. Insomma, adesso dovrebbe essere più forte, in realtà no. I getti ne hanno brumiao. Però anche lui fa male, eh. È mancato. E buonanotte. Comunque sia, la verità è che ho scelto un team, non dico con yokai a caso, ma yokai non troppo alti di livello, perché altrimenti se avessi scelto tutti quanti yokai di livello alto, non ci sarebbe stata partita, avrei facilmente sbaragliato gli yokai avversari. Potevo pure passarmi gli yokai che ho a livello 50 e 60 da Spiritossi e fare una partita veloce veloce, cioè senza stare a perderci tempo. Ma non è così che mi piace giocare, assolutamente. Furio? Perfetto, Furio. Ah, insomma, niente di che di esperienza, ma va bene lo stesso. Danno, 75%. Attivare procedura di autoriparazione. La tua forza è impressionante. Documentazione aggiornata per rispecchiare l'aumento di forza. Beh, certo, siamo tutti diventati più forti dall'ultima volta. Nella prossima battaglia. Combatterò, completamente operativo e armato. Basta essere Robert Gentile, eh? Questa posizione, inadatta, scansione per zona adatta. Attenderò nel luogo più avanzato di Valdoro. Avanzato, che cosa significa? Significa il luogo più avanzato tecnologicamente. Tornerò. Tornerò, I'll be back. Terminator? Aspetta un minuto! E io so già dov'è, Torre Magnifex, ok, Torre Magnifex, questa volta è chiaro. Sicuro al 100%. Allora, eccolo qua, binocolo. Chi mi stava cercando? Eccoti, sei ancora in ritardo, molto lenta. Da quanto stavo aspettando? 30 secondi? Beh, ha scelto il posto migliore, la Torre Magnifex è parecchio avanzata. Hai avuto diversi secondi per prepararti. Sei pronta? Immagino di sì, eccellente, iniziamo. Iniziare la battaglia. Tutti gli status a posto, preparazione della battaglia massima, cominciare battaglia finale. A dire il vero non mi sono ricaricato. Volevi, pensavi tu, eh? E invece no. Ecco fatto, con buona lama si finisce tutto quanto. E ok. Ma, insomma. Robovitamina E, Robovitamina E! Aspetta, questa serviva per una missione! Oh! Cavolo! Non mi ricordo dove, però mi sembra fosse nel passato, ad ogni modo. Starà bene? Forse abbiamo esagerato. Negativo. Mi sento benissimo. Cosa? Le mie procedure linguistiche erano danneggiate e ora si sono autoriparate. Ah, beva. Va bene? Lieto di sentirlo. Sono un po' scoraggiato per non aver vinto con la prima potenza. Ben fatto. Ehi, solo perché abbiamo vinto non vuol dire che sia stata una passeggiata. Eppure non era abbastanza. Dando un'occhiata da vicino alle tue tecniche.
Penso di aver diagnosticato i punti deboli e migliorato il lato aggiornamento. Davvero? Sembra riluttante ad ammetterlo, Kate, ma... credo che voglia fare amicizia. Ecco un buon modo per dirlo. Ah sì, oh? Certo, non mi dispiace, diventiamo amici. Affermativo. Ti riconosco come la mia nuova amministratrice. Ramognan! E quindi, Kuch, questo era come reclutare Robonian. Ovviamente il medaglium yokai è un po' scarno perché Polpo Anime non è che mi sto dedicando alla cattura di yokai. No, non amministratrice, amica. Certamente amministratrice. Ben fatto, Kate, sei riuscita a fare amicizia con un robot. Non scordarti che Chiusella voleva vedere con i suoi occhi questo yokai. Bravo, me l'hai ricordato. Torniamo alla scuola di Harry Landi immediatamente. Sì, devo far vedere il robot a Chiusella, altrimenti non ci crede. Per fortuna non devo metterlo nel mio team da 6. Chiusella naturalmente sta ancora qui. Eccoci qua, Chiusella. Che succede? Ciao, Chiusella, ricordi quel gatto volante yokai di cui ci hai parlato? Beh, non immagineresti mai, l'abbiamo trovato. Sul serio? Già, l'abbiamo portato qui, così tu. Saluti, se ho capito correttamente, hai sviluppato un interesse per me. Robonian. Effettivamente, sia un robot che uno yokai che un gatto volante. O almeno credo che sia un robot. Qualcosa non va? È improbabile. Sarà ammutolita la vista di un robot proveniente dal futuro. No, il fatto è... quel gatto è... cosa ti ha colpito di più? La mia efficienza, la mia forza e il mio design? Non è affatto carino. Errore. Wow. Proprio l'ha rostato per bene. Cavolo, Robonian, mi dispiace. E insomma, un po' di punti esperienza l'abbiamo fatti. Perfetto, dunque, questo Kuja era come prendere Robonian. Quindi, bisogna solo combatterci, non bisogna per forza avere squadra uno yokai che ti... aiuti gli altri a far diventare più amico uno yokai, appunto, che non è nostro amico. Quindi per questo video è tutto. Robonian, come ho detto, più avanti sarà utile. Penso che proprio nel prossimo video lo userò addirittura. E servirà un altro yokai che vi farò vedere anche come prenderlo e dove. O meglio, dove prenderlo, perché il come... beh, c'è solo bisogno di combatterci, avere squadra uno yokai tipo Amorosio, Q-Pistol... o Casanuva, o Casanono, o Carnino, che aiuta gli yokai nemici a diventare amici più facilmente. Quindi per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto. In descrizione, come sempre, link per Facebook e Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!